All'inizio incontrata Lenzi a Trapani venne ucciso un giornalista, un sociologo, un militante in tante battaglie civili e poi basta per almeno due decenni. È stata la mafia a ucciderlo, lo sappiamo, ma non abbiamo le prove, ripetevano i compagni di Rostagno citando Pasolini. Per 20 anni nessun mandante, nessun killer, soltanto inerzia e anche qualche depistaggio nelle indagini. Poi i processi e le condanne, quella di Vito Mazzara, esecutore materiale, e quella del boss mafioso Vincenzo Virga, mandante del delitto Rostagno. E proprio in sede processuale l'attività giornalistica di denuncia di Rostagno è stata indicata come la causa della sua condanna a morte. Nessuno, sino a quel momento, aveva svolto attività giornalistica così penetrante come quella di Rostagno. Esercitando tale attività giornalistica, aveva riacquisito la sua dimensione militante. La sua dimensione militante. Nella conservazione della testimonianza dell'impegno di Mauro Rostagno sono preziosi due lavori, quello del regista e documentarista Alberto Castiglione, che con il docufilm La rivoluzione in onda ha raccontato la storia del recupero dell'archivio del giornalista, e quello del Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione, che insieme alla Filmoteca regionale siciliana ha raccolto e recuperato buona parte dei nastri dell'emittente RTC dalla quale Rostagno parlava. E dunque avevamo sicuramente ragione a dire che c'era del marcio in Danimarca, e questo marcio sta venendo fuori. Qui non conta più se uno è bravo o non è bravo, se è pulito o se ha le mani sporche, se è intelligente o se è cretino, se è uno che sa fare il suo mestiere o se è un ignorante della più bell'acqua, ma quello che conta è l'appartenenza, se io m'appartiene o m'appartiene. Il funzionario della prefettura si sbatta sotto sollecitazione di Gianni Grimaldo per procurare una patente a Natale Lala, presunto boss mafioso di Campobello, esattamente il modo come non si vuole che avvengano le cose dentro il palazzo. La gravità terrificante per il popolo siciliano e per la sua dignità della cultura dell'appartenenza. La cosa è indubbiamente inquietante e repellente, sottolinea ancora una volta la questione morale che noi abbiamo posto al centro del capoluogo, della provincia e dei comuni principali. Il modo per essere dignitosamente siciliani oggi è alzare bene la testa, dire di fronte a questa sottocultura